Oh, che monumento è questo? Allora, questo obelisco è stato portato qua all'arrivo di Francesco Giuseppe, l'imperatore dell'impero austro-ungarico, per celebrare la nuova via, la strada per Vienna. Allora, adesso siamo arrivati in uno Smizza, è un locale autoctono, sono i contadini che possono offrire le loro cose fatte in casa. Osmizza è il nome ufficiale che deriva da Osem, Osem in sloveno è otto. Allora i contadini nel passato avevano il diritto di vendere i loro prodotti 8 giorni all'anno. Adesso si è sviluppato in una cosa locale, un locale dove puoi andare a mangiare, affettati come è esposto qua, con il formaggio, il creme, allora tutto fatto in casa. Di solito fanno gli osmizi, hanno i turni in cui sono aperti, allora adesso non è più ristretto a 8 giorni, ma spesso un mese. Quali sono invece i vini tipici del luogo? Allora, i prodotti tipici locali sono due vini bianchi, la Vitovska e la Malvasia, e poi c'è il vino veramente particolare che ho qua, è un Terrano, e i triestini lo chiamano Terrano. È un vino molto particolare, causa il clima, l'influenza della bora e il mare, viene fuori un vino rosso che ha un gusto un po' particolare, un po' acido. Per principio parli dialetto, chi che vuole parli per italiano. Da grado, no? È vero? No. Tu vorrai Aisa, no? Perché c'è le vinte, se muovi. No. Sapa qua, beve anche voi uno, se no vi offrimo volentieri, se un pizzare. Salute. Invece prima abbiamo incontrato dei signori che parlavano una lingua un po' particolare. Cos'era? Allora, era il dialetto triestino. Qua si parla, nel caso triestino si parlano due lingue, il triestino e anche il dialetto sloveno. Okay. Le battaglie stradali, forse hai già notato, lungo le strade sono anche in bilingue. Ah, ok, quindi è riconosciuto? Sì.